Tra il 200 e il 600 d.C. a Cartagine furono ritrovati due scheletri di 36 piedi circa 11 metri di altezza. La storia è piena di questi ritrovamenti e ai giorni nostri non mancano le fotografie che documentano scoperte eccezionali. Questa è stata scattata in Iraq mentre quest'altra arriva direttamente dall'India di giganti, i Nephilim, parla persino la Bibbia. E allora non si capisce perché attorno alla questione si sia creato un mistero così grande e nessuno abbia mai annunciato ufficialmente i tanti ritrovamenti effettuati in Sardegna negli ultimi 50 anni. Nel libro Il popolo dei giganti, figli delle stelle del ricercatore di Pauli Arbarei Luigi Muscas, pubblicato di recente, sono riportate decine di testimonianze di persone che abitano nei paesi della Marmilla e che in passato hanno trovato o visto scheletri di grandi proporzioni rinvenuti in tombe del periodo nuragico e poi scomparsi. Secondo gli abitanti di Paoli Arbarei esisterebbe un commercio clandestino di questi scheletri che verrebbero esportati in tutto il mondo, acquistati da collezionisti privati. Oltre a questo aspetto inquietante, c'è una questione che lascia molto perplessi. Si tratta dei ritrovamenti di scheletri di giganti avvenuti sotto la supervisione della Sovrintendenza ai Beni Archeologici di Cagliari e di Oristano, di cui parla per esempio Giuseppe Serra, operaio di Sardara. L'uomo eh, diciamo ha lavorato sino al 96 in un cantiere archeologico parte dove sono stati trovati capanne, stati posto sacro e le sepolture di più di 40 scheletri di giganti. Scheletri ce erano lunghi di 4 e 20. 4,80, 5,10, addirittura il più piccolo era 2,40. I ritrovamenti sono avvenuti davanti agli abitanti di Sardara che ora vorrebbero indietro i loro tesori scomparsi nel nulla. Ad agosto il sindaco del piccolo centro termale ha inviato una lettera alla soprintendenza nella quale chiedeva un confronto fra i suoi compaesani, testimoni dei ritrovamenti e gli archeologi che avevano lavorato nel cantiere di Santa Anastasia. Alla lettera ci ha detto ieri il sindaco, da noi raggiunto telefonicamente. Non ha ancora risposto nessuno. Un piccolo spessore di oro che poi dopo è stato tolto e non si sa dove sia andato a finire. È una eh, eh, un specie di cucchiaio.